Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Siamo qui. Grazie, ciao. Siamo qui con Paolo Cognetti per il suo romanzo La felicità del lupo. Non abbiamo attorno a noi il silenzio che lui è abituato a respirare nelle montagne, ma cercheremo di parlare anche di quello. Però per rompere il ghiaccio, siccome so che è appena tornato da Cannes, dove hanno proiettato il film tratto dalle otto montagne, mi sono scritto il nome dei due registi perché sono un po' impronunciabili, sono Felix van Groningen e Charlotte van der Mersch, e naturalmente invece i nomi dei due attori sono pronunciabili, sono due attori che amiamo molto e sono Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Allora, di solito è difficile che gli scrittori amino a prima visione i film tratti dalle loro opere, però insomma da due battute che abbiamo scambiato qui fuori mi sembra che non sia questo il caso. Com'è il film? Ah, bellissimo, è bellissimo. Non riesco proprio a capirli sti scrittori che non amano i film tratti dalle loro opere, perché sembra un regalo talmente grande che ti viene fatto, nel senso che tu eri lì da solo, su un tavolino, a tirare fuori con difficoltà, con fatica, tutte le cose che poi diventano un romanzo, e a un certo punto c'è non un'altra persona, ma tante altre persone che quella cosa la prendono, la fanno propria in qualche modo, ci lavorano tantissimo, ci investono tanto della loro vita, dei loro desideri, della loro sapienza, per farne altro. Ma mi sembra una cosa talmente bella, in ogni caso, comunque vada a finire. Ma qui, in questo caso, è andata a finire che è uscito un film. Ora, io che ovviamente sono troppo coinvolto per darne un giudizio, ma è talmente pieno di vita, di verità, di montagna, di umanità e dell'amore che c'è stato messo dentro, che a me arriva proprio come una specie di onda, di Hokusai, che io sono la barchetta del pescatore che viene travolta, ecco. L'abbiamo visto l'altro ieri sera, per la prima volta, io l'avevo già visto un po' di volte sul mio computerino a casa, ma per la prima volta al cinema, in una sala incredibile di Cannes con 2300 posti, con tutte le persone che ci hanno lavorato. Questo film l'ho visto nascere e sono passati 3 anni da quando Felix e Charlotte sono venuti a Estoril la prima volta. Se i loro nomi sono impronunciabili per noi, pensate come può essere pronunciabile l'italiano per loro. Eppure questi due registi hanno deciso di imparare l'italiano, di fare un film in italiano, di fare un film sulle Alpi. E tre lunghi anni non solo per mettere in piedi quell'immensa macchina che è una produzione cinematografica grande, ma per entrare in questa storia, per capirla, per raccontarla con sincerità, per raccontarla sentendo di averla, di possederla, ecco, che insomma. E così è stata una storia di incontri straordinari. Forse il più straordinario di tutto è stato l'incontro con Luca Marinelli, che è stato il più grande regalo che mi è stato fatto. Una persona che ho conosciuto più o meno un anno fa, perché lui voleva venire in montagna e stare lì per fare poi questo personaggio al meglio. Lui è un attore vecchio stile, è proprio altro che metodo Stanislavski, fa un film, neanche un film all'anno, e ha bisogno di entrarci con tutto se stesso, anima e corpo. E quindi siamo stati un sacco in montagna insieme, abbiamo cantato, camminato, dormito nei rifugi, mangiato e bevuto, e fino a che lui non ha sentito che sapeva che cosa doveva fare, ed è stata la cosa più bella, ecco. Quindi uscirà tra un po', perché non uscirà prima dell'autunno in sala, data la situazione attuale delle sale cinematografiche, ma è un film lungo, dura 1 ora e mezza, 2 ore e mezza, si prende tutto il tempo, è un film dilatato, ecco, e mi auguro che sia come quei grandi romanzi. Il mio invece è un romanzo abbastanza breve, il film è diventato un film lungo. Ecco, questo mi incuriosiva.
Il tuo è un romanzo abbastanza breve, come anche abbastanza breve è La felicità del lupo, e invece 2 ore e mezza è un tempo oggi lungo per un film, quindi sì. Hanno dei passi diversi? Forse sì, nel senso che il passo di un film in realtà è il passo di un racconto breve. Io sono uno scrittore di racconti e questa cosa a un certo punto mi sembra di averla capita abbastanza. I film più belli tratti dalla letteratura sono quelli tratti dai racconti, non dai romanzi. Perché un racconto si adatta meglio a essere raccontato in un paio d'ore, no? Un romanzo non ci sta, non ci sta in quelle 2 ore lì. E qui ovviamente hanno preso un pezzo della storia, si sono concentrati in particolare sulla seconda parte, loro due da grandi, appunto i due amici adulti, però ecco, un film che si prende tutto il tempo che serve e forse chiede allo spettatore di sospendere questo senso del tempo, è la stessa cosa che un po' mi succede quando vado in montagna, e di entrare nel tempo del film, che magari cerca il tempo della montagna. Ed è un film dove prevale il dialogo o è un film che rispetta anche i silenzi che naturalmente leggendoti ci arrivano? Ma c'è parecchio dialogo, però è un film dove prevalgono i corpi, le mani, c'è il cuore del film, è questo lungo momento in cui i due amici costruiscono una casa. E, diciamo sempre, il cinema è tutto finto, io ho studiato cinema, è la prima cosa che ti dicono alla scuola di cinema, il primo giorno è il cinema è tutto finto. Dopo iniziamo a studiare la grammatica della regia. E quindi uno dice, come l'avranno fatta la Baita e i due amici in un teatro di posa tipo così, con i sassi di polistirolo, e invece i sassi erano di pietra, il tetto era di legno, la Baita è a 2300 metri, a un'ora di sentiero sopra casa mia, ancora lì, resterà lì. E questa verità c'è nelle mani di Luca e Alessandro che costruiscono questa casa, nelle facce loro che sono cotte dal sole perché era un mese che andavamo in montagna, e è molto fisico, sì. Quindi corpi veri, mani, facce e pietre vere. Senti, quando presento un libro, quando mi incontro un autore per parlare del libro che poi ho letto io, naturalmente, mi piace sempre leggere qualcosa. Nel caso di Paolo è una scrittura a voi nota perché è un autore molto noto e molto letto e molto amato, però mi piaceva soffermarmi su 2 piccoli inizi del capitolo 30. Questo libro è fatto di 36 brevi capitoli, sono 36 come le vedute del Monte Fuji di Hokusai, che in qualche modo è anche lui un personaggio, lo citava prima, parlava dell'onda di Hokusai, forse non a caso, visto che è un personaggio che abita le pagine di questo romanzo o di questo lungo racconto, come preferisci chiamarlo, romanzo? Racconto, lungo, mi piace molto la racconto. Parola racconto. Sì. Allora, il 30° breve capitolo di questo racconto inizia così. A Fausto suo padre raccontava che i torrenti di montagna hanno 5 voci che cambiano con le ore del giorno. Adesso la terza voce, quella potente del pomeriggio, calava nella quarta e al tramonto il torrente si placava come se in alto fosse stata abbassata una chiusa. Nella conca, ai piedi del ghiacciaio, si sentiva l'autunno in arrivo. In agosto era fiorito l'erioforo. Ce n'era una distesa sull'acquitrino, ciuffi bianchi appesi a steli che crescevano nell'acqua stagnante e ondeggiavano al vento dei 3000 metri come un campo di cotone. Nella mezza botte di lamiera Fausto aveva acceso il fornelletto da campeggio, stava tritando la cipolla con l'opinel intanto che i funghi rinvenivano nell'acqua tiepida. Dal suo zaino erano usciti anche riso, dado in polvere, toma d'alpeggio e una bottiglia di nebbiolo. Silvia lo osservava dal letto di sopra bevendo vino. Si erano dati appuntamento lì, lei scendendo dall'inverno perenne del rifugio e lui salendo dalla breve estate di Fontana Fredda o da ciò che ne restava. Sono 2 piccoli incipit di uno stesso capitolo e sono il primo tutto fuori,
nella natura, nel paesaggio, e il secondo tutto dentro, nel tepore anche della baita, del nebbiolo, della preparazione di una cena. E mi ha colpito questo avvicinare il naturale e l'umano, il paesaggio esterno e il paesaggio interno. E mi sono domandato se paesaggio psicologico, paesaggio delle relazioni, paesaggio degli amori, La felicità del lupo è anche un racconto d'amore molto bello, vivono dentro il paesaggio naturale, oppure il paesaggio naturale è una grande scena in qualche modo perenne dentro la quale avvengono anche le vicende umane, ma come dice l'esergo che hai scelto all'inizio, il libro si apre con un esergo di Barry Lopez. Barry Lopez è uno scrittore, un naturalista, è un saggista morto peraltro credo un paio di anni fa, che dice: mi convinsi anche che la terra esisteva completamente separata da tutto questo. Tutto questo sono i desideri, le aspirazioni degli umani, il vento, gli animali solitari. Ecco, quindi l'uomo dentro il paesaggio, che è un tema molto fondamentale nella tua scrittura, nella tua letteratura, come abita quel luogo? Sì, è un tema, è un centro che mi sembra da cui mi sento sempre più attratto. Quando sei un giovane scrittore ti chiedi spesso che diavolo ci sia da raccontare nei nostri tempi, no? Ti senti, hai sempre un grande senso di inferiorità rispetto alle generazioni passate, perché pensi, beh, i nostri grandi hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, hanno vissuto la Resistenza, hanno vissuto il boom economico, hanno vissuto l'Italia che si trasformava, e ti sembra sempre che i tuoi tempi siano poco degni di essere ricordati e raccontati. Questa è una sensazione dei vent'anni. Poi scopri che non è così, che ogni tempo ha qualcosa da raccontare e ha la sua importanza nella storia, insomma. E a me sembra sempre di più che una cosa importante di questi tempi sia il rapporto tra l'uomo e la terra, sia proprio qualcosa che resterà. E si dirà: che cosa facevano la gente nel 2022, a parte farsi le solite guerre e tutto quello che l'uomo ha sempre fatto? Nasceva qualcosa di nuovo su questo, sul rapporto tra l'uomo e la natura, e la terra, e i fiumi, le acque, i boschi, eccetera. E quindi mi sento proprio un po' al centro del mio tempo quando penso a questo. E ho meditato tanto su il tempo della terra e il tempo dell'uomo scrivendo questo libro. Mi piace tanto che la scrittura sia una forma di meditazione, forse mi è piaciuto in particolare scrivendo questo più che di narrazione. Le otto montagne era sicuramente un libro più narrativo, cioè ho una storia da raccontarvi, adesso piano piano ve la racconto, inizia qui, ta 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 ta. Invece questo libro è nato in un altro modo, è nato meditando ogni giorno su un'idea che piano piano mi accompagnava e si materializzava in questa opera di Hokusai, Le 36 vedute del Monte Fuji, un'opera che è infinita, nel senso che non finisce di darti da pensare se la osservi con calma. Ci sono 36 dipinti, il Monte Fuji compare sempre, così come compare il Monviso da Torino o il Monte Rosa o la Grigna da Milano. È sempre lì. Le stagioni passano, la montagna si copre di neve, poi diventa grigiastra, poi diventa bianca, poi non si vede più perché ci sono le nuvole. E sotto tutto cambia. Arriva il Covid, arriva la guerra, arriva la crisi economica, poi arriva un altro boom, poi arriva la crisi demografica, poi facciamo i figli. Questi sono i tempi dell'uomo. La montagna non è immutabile. Sappiamo, perché ce l'hanno spiegato i geologi, che un giorno saranno tutte spianate, e una volta c'è stato addirittura un momento in cui sono nate. Ma i suoi tempi sono infinitamente più lunghi dei nostri. E quindi questa è l'idea all'origine delle 36 vedute del Monte Fuji di Hokusai, e quella su cui io ho meditato per scrivere questo libro. Può sembrare terribile quella frase di Barry Lopez: se la terra esisteva completamente separata da noi, cioè alla terra non frega nulla di noi, anzi, probabilmente siamo tipo le mosche che girano sugli occhi di una mucca e lei cerca di levarsele con la coda. Siamo più o meno questo per la terra.
e sarà contenta e soddisfatta quando ce ne saremo andati. Però questo pensiero può essere terribile se la vedi in un certo modo, o estremamente liberatorio, e io lo trovo anche consolante se la vedi in un altro modo. Cioè, sono molto preoccupato per quello che l'uomo fa, per quello che l'uomo combina a se stesso, per il male che ci facciamo tra di noi, per il male che facciamo alla terra. L'idea che la terra è più lunga e che la terra si libererà di noi, e che noi, per quanto ci impegniamo, non la possiamo disintegrare, per cui casomai ci estinguiamo noi e poi la terra farà una bella festa e si ricopre tutta di foreste, di acque, così. Questo pensiero è una gioia per me. Tornando dall'albergo, mi sono imbattuto in Werner Herzog, che è anche lui qui a Torino, e quello che dici mi sta facendo pensare molto anche al suo cinema, a questa idea di una terra e di una natura che continua nella sua, diciamo così, immutabile modificabilità, e noi siamo anche un po' un accidente. Un altro grande biologo, Wilson, diceva che sarebbe per la terra un danno molto più grande se scomparissero di colpo tutti gli insetti, e non se scomparissero di colpo tutti gli umani. Quindi siamo nell'ambito di una sorta di filosofia, forse anche con un aspetto molto religioso, della meditazione della terra che ci precede e ci seguirà, e noi siamo più accidentali. E quindi come dobbiamo guardare dentro questa cornice i dispiaceri, i dolori, le separazioni? Questo racconto nasce dalla storia di un uomo che, dopo una relazione che finisce, va a cercare qualcosa di sé, qualcosa di un equilibrio emotivo, forse uno spazio-tempo più fermo, più immobile per scrivere sicuramente, poi soprattutto cucinerà, che è un altro tipo di scrittura, mi sembra. E, ecco, se la terra e il tempo della terra sono così imperturbabili, come possiamo metterci in relazione alle nostre sofferenze? È una pulce con una montagna, oppure anche le nostre sofferenze possono essere molto grandi e più importanti in quel momento del paesaggio? Ma guarda, ho parlato poco fa di un libro che mi sta molto a cuore, che è Arboreto Salvatico di Mario Rigoni Stern, che è un libro bellissimo, benché sembri semplicemente una raccolta di alberi. Lui dedica un capitolo a ognuno degli alberi del suo giardino, perché comincia da una tremenda ferita inferta alla terra. Mario era nato ed era cresciuto sull'altipiano di Asiago, cioè una montagna da sempre abitata, lavorata, una montagna piena della sua storia e delle storie dei suoi esseri umani, che era stata completamente rasa al suolo tra il 16 e il 17 durante le battaglie della Prima Guerra Mondiale. E quindi inizia col raccontare di questi montanari che ritornano alla loro montagna e trovano tutto cancellato, come una biblioteca andata in cenere, e si mettono a piantare alberi. Una cosa che, riflettendo su questo gesto, mi sono accorto, me ne sono accorto abitando in montagna: nessuno pianta alberi in montagna, perché è proprio un gesto antinaturale, antistorico, nel senso che i montanari tagliano gli alberi, è quello che hanno sempre fatto, cioè civilizzano il selvatico, per usare due parole care a Rigoni Stern. Il bosco in montagna cresce per conto suo, e tu casomai devi stare attento che non si riprenda i pascoli, che non si riprenda quello che hai pazientemente strappato al selvatico. E invece, a questo punto, quando arriva la modernità della guerra, si fa questo gesto che io definirei postmoderno, cioè quello che si fa dopo che è arrivata la modernità, di inselvatichire il pianeta. Questo si faceva dopo la Prima Guerra Mondiale ed è un gesto assolutamente attuale, no? Oggi la terra la dobbiamo inselvatichire, non la dobbiamo disboscare. E questo era un atto di cura. Era l'uomo che cambiava il suo modo di curare la terra. Se ne prendeva cura ripiantando quello che lui aveva strappato. E poi cosa succede? Che nella vita di Mario Rigoni Stern c'è un'altra guerra, ancora più devastante per lui, che è la seconda. E lui questa invece la vive in prima persona, la prima l'aveva solo sentita raccontare. Torna a casa
dalla guerra, completamente straziato, stravolto nel corpo e nello spirito, un ragazzo di 24 anni che ha passato gli ultimi 6 con la divisa addosso, tra guerre e campi di prigionia. Non trovo una cura né nello stare a casa, né nello stare con i suoi familiari, né nel riposarsi, non trova riposo, non trova requie, sogna continuamente di amici morti e si sveglia gridando, e l'unica cura che trova è andare nel bosco. Questo è quello che racconta, è il primo in Italia che racconta del bosco che cura. E quindi mi piace molto questo scambio, questa cura vicendevole che in momenti diversi passa tra uomini e alberi. Gli uomini che quando c'è bisogno curano la terra piantando alberi, e gli alberi che quando sono cresciuti accolgono gli uomini curandoli dalle loro ferite. Questo è bellissimo. È un'altra meditazione per questo libro e per i libri a venire. Insomma. Senti, il libro si chiama La felicità del lupo. In realtà mi sembra che tutti i personaggi, che sono non sono pochissimi, cercano di lasciarsi lambire dalla felicità. È un libro appunto di ricerca in modi diversi, dentro il paesaggio e dentro la storia, ma anche dentro la memoria. Mi sono segnato un passaggio. A un certo punto il protagonista, Paolo Cognetti, scrive così: chiuse gli occhi e si sentì proprio come una volta, ma adesso era meglio di una volta, perché c'erano i suoi ricordi di mezzo. È così che deve essere un rifugio, pensò. Vale di più se custodisce qualcosa di tuo. Ecco, qui è il momento, secondo me, è uno dei tanti momenti in cui, forse come dicevi poco fa, la terra, la montagna, la natura può custodire l'uomo e quindi anche diventare in qualche modo un rifugio della memoria. Se non è una domanda troppo personale, che cos'è che custodisce di te, di come sei fatto tu, del tuo mondo psichico, anche quindi della tua memoria, la montagna? Beh, inizio ad avere un passato, ecco, questo lo sento da non tanto tempo, frequentando la montagna. Cioè, inizio ad accorgermi in prima persona di questa cosa, di come il suo tempo sia completamente diverso dal mio, perché magari mi ricordo esattamente com'era un alberello, un piccolo larice che io vedevo su un determinato sentiero quando avevo 8 anni, e adesso che ne ho 44 quel piccolo larice è alto tanto così di più, e c'è lo stesso sasso, c'è lo stesso torrente, quindi forse ho l'età in cui inizi ad avere un rapporto con il tempo che passa, con questa dimensione. E quindi inizi a custodire tante... A me piace molto anche la montagna vergine, nel senso la montagna dove non ci sono miei ricordi. Mi piace l'esplorazione. Vado, per questo magari vado in Nepal o vado sulle Alpi orientali che conosco pochissimo. E allora mi piace vedere quel senso di meraviglia che c'è nell'arrivare su un crinale e affacciarsi nella valle di fianco e vedere per la prima volta cosa c'è di là. È bellissimo, è il senso dell'esplorazione che uomini prima di noi hanno provato e che puoi provare se viaggi in montagna senza aver prima cercato le foto su Google o aver studiato troppo bene la cartina. E questo mi piace tanto. E poi c'è la montagna della memoria. Ci sono sentieri che ripercorro ogni anno e iniziano a essere abitati da un sacco di fantasmi. Uno è mio papà, sicuramente. I sentieri fatti con mio padre sono... lui mi faceva camminare davanti, per cui avevo questa sensazione molto corporea dell'uomo dietro di me. Quest'uomo che sbuffava, perché lui non è... Io non so come facessero veramente ad andare in montagna gli uomini di una volta, perché una volta l'idea di allenarsi non apparteneva come oggi. Cioè mio padre passava 11 mesi e mezzo all'anno a fare la vita del grande fumatore che prendeva la macchina e andava in ufficio, poi nelle restanti 2 settimane andava ai 4.000 metri del Monte Rosa. Oggi inconcepibile, si vede che c'era veramente un'altra scorza. E quindi mi ricordo quest'uomo che faticava, sudava, sbuffava e mi arrivava da dietro una specie di onda di calore, determinazione, caparbietà e spavalderia, come ho scritto nell'incipit delle 8 montagne, e quello è mio padre.
non visto, solo sentito dietro le spalle. Pensa che uno dei miei più antichi ricordi, che è un ricordo corporeo, non è verbale, credo che sia proprio tra i primissimi quello di stare sulle spalle di mio papà quando mi portava in montagna perché ero troppo piccolo per camminare troppo da solo. Mi ricordo proprio fisicamente com'era avere le spalle di un uomo sotto le gambe, il calore, il sudore, di starci tanto tempo, prenderlo, è una sensazione bellissima. Poi inizio ad avere qualche amico che non c'è più, e questa è una scoperta che sarebbe bello non fare mai nella vita, ma si fa, e quindi ci sono anche loro. Ho iniziato, non so perché, mi è successo, a un certo punto era morto uno zio a cui volevo un sacco di bene e mi è riapparso nella forma di un uccello la mattina dopo, anzi quella stessa notte. Lui stava morendo, io lo sapevo ed ero in baita che dormivo e mi sono svegliato nel cuore della notte con il rumore fortissimo di qualche uccellino che doveva essere entrato in casa. Mi sono svegliato con l'idea che ci fosse un uccellino imprigionato e non c'era niente, non c'era nessuno. E ho proprio pensato, è morto lo zio Gianni e questo qua è lui. E poi la mattina mi ha chiamato mio papà ed era così. E quindi a tutte le volte adesso che vedo un uccello, che ho qualche apparizione particolare legata a questa cosa del volo, perché lui era così, era un animale d'aria, era libero, penso a lui. Poi mi è successa una cosa del genere con il mio grande amico montanaro Gabriele, che è morto l'anno scorso proprio in agosto, dopo che avevamo passato una bellissima serata insieme. E stranissimo è stato che il 16 di agosto, quando lui è morto, è venuto un vento veramente insolito che scuoteva il bosco di larici accanto alla mia casa. E adesso non posso, tutte le volte che c'è un giorno di vento in montagna, non pensare che è lui che mi sta passando a salutare o che sta ritornando sui suoi luoghi. E questa maniera un po' magica, un po' spiritica, è quella in cui la montagna inizia a essere abitata da queste presenze mie della mia vita. Mi ha molto colpito questa immagine di essere sulle spalle del padre e di sentire la consistenza fisica. E ho pensato che ci sono tanti modi per abbracciare i figli, lo descrivevi davvero come una forma di abbraccio. Questo mi ha fatto tornare alla mente il momento in cui io ti ho letto per la prima volta. Stavo scrivendo un libro che si intitola Mindscapes e era un libro proprio che cercava di capire il rapporto tra l'uomo inteso come mondo psichico e il paesaggio inteso come mondo naturale. E la mia idea è che il paesaggio, quando lo amiamo come lui ama intensamente la montagna, è perché troviamo qualche cosa fuori che in qualche modo è già dentro, e nella incontrarla però anche la inventiamo e la costruiamo, e quindi è inevitabilmente intrecciato di umano il paesaggio, anche quello apparentemente più lontano, più distante, più siderale. Zanzotto scrive delle cose bellissime su questo, parla proprio del paesaggire, lui inventa questo neologismo come lo strisciare dell'uomo dentro la terra, dentro la natura e farsi paesaggio. E cercavo, naturalmente in modo sempre come casuale, quando si leggono delle cose che ti chiamano e non sai bene perché, di capire se era fondata questa idea psicanalitica per cui la montagna è il padre e il mare è il materno, se le vette, l'ascensionalità, anche il rigore in qualche modo climatico della montagna è il paterno e invece la dimensione più orizzontale, l'abbraccio dell'acqua, il calore è una dimensione più materna. E mi sono imbattuto in un pezzo delle otto montagne in cui invece raccontavi una cosa molto bella, che c'erano dei paesaggi di montagna paterni ma dei paesaggi di montagna materni, quindi non è necessario scendere a valle per trovare la madre. E in qualche modo anche poi le poesie sulle Dolomiti della Pozzi sono estremamente femminili, pur essendo estremamente montuose. Ecco, volevo capire, visto che comunque l'amicizia virile, il legame col padre, è una letteratura molto attenta alla soggettività e alla soggettivazione maschile,
Che cosa pensi di questa idea comunque geopsicoanalitica, che i paesaggi sono anche in qualche modo richiami di funzioni parentali, oppure se invece uno trova il padre e la madre nel ricordo e nel paesaggio che vuole e che trova? Ma è interessantissimo per me, infatti sono molto contento di parlare qui con te stasera. Noi non abbiamo mai avuto una conversazione così, è molto diversa da quelle che faccio di solito, quindi sono contento. Per me mia mamma è vegetale, nel senso che lei ha sempre coltivato fiori, coltivato piante, è una persona profondamente innamorata di quel mondo lì. E quindi è il bosco che è femminile e materno per me. Mi piace tanto che nel dialetto che conosco un po' io, che è il patois valdostano, ma anche in quasi tutti i dialetti della montagna, gli alberi sono femminili. Noi diciamo il larice, ma in dialetto è la brenga. L'abete, ma in dialetto è la pezza. Il pino, ma in dialetto è la rula. Perché per loro sono femmine, gli alberi. C'è qualcosa di così femminile nella... Il bosco è un trionfo della vita, è proprio un tempio della fertilità, nel senso che nel bosco le vite continuano a nascere, gli alberi si continuano a generare a vicenda. Mi piacciono tantissimo i libri di Stefano Mancuso, che vi invito a leggere se non lo conoscete, perché parla dell'intelligenza e dell'emotività vegetale, che è un'altra cosa nuovissima. È bello che sia un'altra cosa che appartiene così ai nostri tempi. Pensate a come è generoso un albero. Un albero, visto che qua si parla di felicità, ecco, la felicità del lupo è quella che prende. È la felicità del carnivoro, è la felicità del predatore. La felicità dell'albero è una felicità che accoglie, nel senso che se un albero è felice diventa frondoso e radicato e diventa un riparo per chi passa, per gli uccellini, per i viandanti. E quindi è una felicità generosa e trovo molta femminilità in questo. Mentre mio papà è minerale e quindi lui la sua quota appunto iniziava dove finiscono non solo i boschi ma finiscono anche le praterie alpine, quindi siamo verso i 2500 metri. Lì lui, pur arrivando da magari 2 ore di camminata, essendo stanchissimo, si esaltava, ritrovava le forze e a quella quota lì rinasceva, diventava più giovane anche, ho scritto. Cioè sembrava di rivedere il ragazzo che era stato. Era molto bello vederlo lì. E c'è un racconto di Primo Levi che è importantissimo per me, ma credo anche per tante persone qui, Ferro, dove lui parla del suo amico Sandro e dice: lassù lui diventava felice. Quella frase mi ha sempre colpito tanto, lassù diventava felice. Era così anche per mio papà. Quindi ho un bosco che è la mamma e una pietraia che è il papà. A me piace tantissimo il torrente, è proprio il luogo della montagna per me, è questa, posti dove nasce l'acqua, dove l'acqua scorre giovane, ancora non sporcata dall'uomo, ancora appena nata. Quei luoghi sono quelli che mi commuovono. Senti, prima dicevamo il titolo, La felicità del lupo, adesso hai evocato il lupo, la sua felicità è predatoria. Il lupo è un personaggio presente nel romanzo, nel racconto ovviamente, però presente per le sue tracce, per le sue evocazioni, per la sua assenza. Ecco, mi piacerebbe chiederti, anche perché il lupo è uno dei grandi animali archetipici come l'orso, insomma è un animale pieno di significati simbolici, ma anche semplicemente è un animale appunto che evoca molti aggettivi e poi è un animale anche molto importante nella letteratura e in un tipo di letteratura attenta ai paesaggi, ai grandi nord. Ecco, ci puoi raccontare qualche cosa di più di questo personaggio presente nell'assenza, che però addirittura ha determinato il titolo, quindi non penso che sia solo così una creatura selvatica che attraversa un campo innevato. Beh, intanto questa è una realtà, nel senso che stando tanto in montagna inizi a prendere confidenza con questa idea che ci sono delle cose che tu non vedi, che succedono delle cose che tu non vedi. Adesso c'è questo oggetto
bello e un po' inquietante, che è la videotrappola, no? Per cui ne ho comprata una anch'io. Ogni tanto vado a piazzare la mia videotrappola in giro per le montagne e scopri che mentre tu vai a dormire ne succedono di tutti i colori in giro per i boschi e le montagne. Passano i cervi, passano i lupi, si accoppiano i galli cedroni. E dici, io dormivo e io mi alzo la mattina e non vedo mai nulla di tutto ciò. E quindi appunto inizia a prendere confidenza e anche a farti piacere l'idea che la vita della montagna vada avanti senza di te, senza essere vista da te. Di nuovo, a qualcuno potrebbe dispiacere questo, a me invece consola. Mi piace l'idea che il lupo esista senza che io lo veda e non per forza, cioè, e non ho la volontà di vederlo, di catturarlo, ecco. E quindi questo lupo rappresenta un po' di nuovo la vita della montagna che prosegue senza di noi. E poi sicuramente è un lupo letterario, un lupo simbolico. C'è stata una grande inversione di senso nel rapporto con il selvatico, con il selvaggio, che più o meno è avvenuta in epoca romantica, tra il 7 e l'Ottocento. In epoca classica, presso gli antichi, soprattutto nel Medioevo, il selvaggio non aveva nessuna attrazione per l'uomo. Era il luogo della paura, del pericolo, era l'orrido. E le Alpi non erano un bel posto dove andare, erano sempre un gran problema da attraversare e quando si passavano, olè, siamo passati indenni. E quindi questa attrazione dell'uomo verso il selvatico è molto moderna, nasce in epoca romantica, quando l'Europa è praticamente tutta urbanizzata e si inizia a vedere la montagna, la foresta, come un luogo di avventura e l'ignoto inizia a sembrare affascinante, non più solo terrificante. E allora cosa succede? Lì nasce l'alpinismo, per esempio, no? Gli inglesi, che erano abituati a vivere in città, definiscono le Alpi il playground d'Europa, il parco giochi d'Europa, dove possono venire e provare l'avventura di quello che era una volta la terra selvaggia. E anche il lupo ha questo passaggio qui, perché il lupo moderno non è più un lupo classico. Il lupo classico è il lupo cattivo delle favole, è la minaccia, la ferocia, la violenza. Il lupo moderno è il lupo di Jack London. Il lupo di Jack London non è la ferocia, è la libertà. La storia che inventa Jack London è una storia magnifica, un mito, è un mito moderno, è un classico moderno, che è il richiamo della foresta, parla di un cane cresciuto negli agi, Book, il cane del giudice, cresciuto in California, in una villa di cui Book era il re, così dice, in giardino, con tutti che si occupavano di lui, la pappa sempre nella ciotola, il giardino tutto per lui, viene rapito, venduto ai cercatori d'oro su in Alaska, la sua vita viene stravolta di colpo e lui impara la violenza, la fame, il freddo, salvarsi dai pericoli e dalla morte, impara che tutti sono pericolosi e tutti sono suoi nemici. È una lezione tremenda quello che apprende Book su in Alaska. E alla fine di questo percorso, magnificamente si libera della sua educazione canina, cioè di tutto quello che l'uomo ha fatto all'animale, e riscopre il proprio lupo interiore, la sua anima lupina, e si unisce ai lupi e si libera. A me sembra proprio un finale magnifico quello di questa storia. E allora lì nasce il mito del lupo che non è più quello dei tre porcellini o di Cappuccetto Rosso, ma il lupo che è quello a cui anche l'uomo anela. Liberarsi dei vincoli, quelli brutti della società. La società non è solo male, per fortuna, però del conformismo, delle regole che ci opprimono, delle convenzioni, e riscoprire il proprio sé selvatico e liberarsi. Questo è un mito che mi piace tantissimo, in fondo non faccio che scriverlo e riscriverlo a modo mio. Un ultimo tema che vorrei toccare, e naturalmente è un altro tema che mi è chiaro e mi è caro da una prospettiva diversa, quella della mia vita di terapeuta, è quello del sogno. Però mentre parlavi del lupo e del suo legame in fondo con una dimensione di libertà, che però vuoi anche raccontare come qualche cosa che appunto verso cui tendiamo, che passa, lascia delle tracce, però insomma non è nel momento in cui viene catturata, insomma viene anche snaturata. Ecco, mi veniva in mente una cosa molto bella che dice Freud nell'interpretazione dei sogni. Dice: ciascun sogno ha un ombelico che è collegato con l'ignoto. E
in qualche modo ho l'impressione che anche ciascun paesaggio abbia un ombelico che è collegato con l'ignoto, o se non con l'ignoto, con il sogno. Il tuo racconto non voglio rivelare perché è molto bello come da un certo momento in poi iniziano ad avvenire delle cose su più livelli della fantasia, della realtà, del sogno, della memoria. Quindi se vorrai lo dirai tu che cos'è poi questo finale, no, Fontana Fredda. Però sicuramente anche in alcune scelte di, diciamo, numi tutelari che scegli per la tua, per il tuo racconto, perché sono Bruce Chatwin, Okusai che abbiamo già citato, Jack London che abbiamo citato, anche Karen Blixen, esatto. Ecco, questi quattro sono in modi diversi degli autori che hanno una dimensione sognante. E allora qual è il modo in cui hai scelto di dare anche al sogno un ruolo importante in questo? Credo che sia una delle parole che compare, se non nella prima, nella seconda pagina, sogno, e poi torna e poi ci sorprenderà. Che ruolo ha? Guarda, ti devo confessare che mi sono sempre tenuto prudentemente alla larga da Freud e dalla psicanalisi, ma così come non ho mai fatto le analisi del sangue per non sapere cosa mi scorre nelle vene. E quindi è un po' anche da scrittore, devo dire, mi sono tenuto alla larga dalla psicanalisi perché ho paura di quello che potrebbe accadere se entrassi in contatto con degli strumenti che sono un po' in concorrenza con i miei, nel senso che mi sembra di, proprio come dicevo prima, c'è tutta una teoria dei geografi anarchici esplorare il mondo senza la mappa, no? Che a me piace molto, è un'idea molto romantica, ovviamente anche un po' ingenua, però la geografia anarchica dice, beh, una mappa è fondamentalmente un atto di prepotenza, è anche un atto di prepotenza che qualcuno prima di te fa su di te, cioè ti toglie quella meraviglia della scoperta e ti dice guarda, là c'è un fiume, là c'è un lago, se ti affacci da quella montagna sotto vedi un paese. L'ho visto io, credimi, comunque te lo dico io, e l'ho visto per primo. E mi sembra un po' lo stesso rapporto con la psicanalisi, cioè lo voglio scoprire io, voglio essere io l'esploratore. Invece un po' più di confidenza con il buddismo, non mi definirei un buddista, ma sono sicuramente un appassionato lettore di testi di buddismo e di poesia. Vedo questi due ambiti molto vicini. Anche la poesia è sognante. Ma il sogno possiamo anche pensarlo come i sogni di Artemidoro o quelli di Gerolamo Cardano. Stiamo prima di, certo, Freud. È una dimensione altra in cui appaiono delle immagini in un momento in cui noi non siamo presenti a noi stessi. In fondo il sogno è qualcosa che avviene mentre non siamo presenti a noi stessi. Era questo un po'... Sì, sì, sì. Infatti, ecco, nel buddismo c'è questa immagine molto bella delle nostre tante vite, no? Che noi stiamo attraversando una delle nostre tante esistenze, le altre non ce le ricordiamo, o forse ogni tanto abbiamo qualche reminiscenza, o forse in noi le vite precedenti in qualche modo misterioso abitano e ci condizionano. Non è chiarissimo, anche per un grande lettore di buddismo come me, non è spiegato. E allora mi piace tanto l'idea del... In realtà non la conoscevo, ma mi piace tanto questa immagine dell'ombelico con l'ignoto, perché io penso al sogno come a qualcosa che ci mette in comunicazione con queste vite altre, misteriose, che non ricordiamo, che abbiamo dimenticato, che non conosciamo. E sono una persona per il resto molto controllata. Io ho sicuramente qualche problema con il mio lato, con il lasciarsi andare. Infatti non dico la frase che stavo per dire. E quindi sì, sicuramente invece il sogno è anche un grande spazio di libertà, dove tu, le tue paure, i tuoi desideri, anche quelli indicibili, dove le cose che non riesci a lasciare andare quando sei sveglio, lì non le hai sotto controllo. E quindi è uno spazio di libertà. E allora a un certo punto i miei personaggi vivono queste altre dimensioni, ed è un modo per conoscerli meglio, un modo per vedere le vite che non hanno vissuto, le cose che non hanno fatto, che vorrebbero fare, chi sono stati prima. E poi c'è questo fatto, vivo con un cane da 10 anni, mi dispiace molto che non sia qui con me perché di solito sarebbe qua a rotolarsi sulla moquette, però oggi era veramente troppo impegnativo per portarlo.
E una domanda che mi perseguita da 10 anni: cosa diavolo sognano i cani? Perché noi siamo abituati a pensare, anzi siamo talmente arroganti che pensiamo che la vita mentale e interiore di un animale sia semplicemente pappa, nanna, corsa nel bosco, fine della, dei loro sentimenti, dei loro ricordi, dei loro pensieri. Ma un cane cosa pensa, che cosa immagina, che cosa si ricorda? E un negazionista direbbe: ma non c'è niente di tutto questo nella testa di un cane. Però anche un negazionista è costretto ad ammettere che un cane sogna, anzi sogna quasi tutto il tempo, quindi sogna molto più di noi. E allora mi sono iniziato a immaginare questa vita di Lucky come una vita principalmente sognata. Cioè, la sua vita da sveglio è la parte più noiosa e la sua vita sognata è una grandissima avventura che lui, in cui lui ritorna, un'altra esistenza, un'altra vita in cui lui ritorna quando chiude gli occhi. E tutto questo da scrittore mi... Se provo a pensare che anche per l'uomo magari è un po' così, questo mi apre tantissime porte su storie che si potrebbero scrivere, storie che nascono in me. Anche adesso sto battendo un po' quella strada. Cioè, sicuramente una parte della psicoanalisi che ti piacerebbe e ti conquisterebbe, penso quella bioniana che parla anche proprio del sogno diurno e del sonno della veglia, quindi insomma in cui i mondi si mescolano, non è tutto così definito anche in modo un po' genialmente ingegneristico come nell'approccio freudiano. Senti, l'ultimo grande inevitabile meccanismo di cui dobbiamo parlare è la scrittura. Su questo chiuderei e poi abbiamo 6-7 minuti se qualcuno vuole fare una domanda, due domande. Il tuo rapporto con la scrittura è un rapporto sognante nel senso che la liberi dall'eccessivo controllo la tua fantasia, la tua memoria e con spontaneità lavori sul testo, oppure è invece un lavoro faticoso come appunto l'inerpicarsi, il dover conquistare una cima e ti fa sudare? Come fisicamente, che rapporto hai con la scrittura? Sta cambiando, o sono io che desidero che cambi e quindi ci sto lavorando, nel senso che è sempre stata, all'inizio è sempre stato un rapporto molto faticoso, un lavoro molto faticoso. Quindi la prima cosa che ti avrei risposto, la prima parola che mi sarebbe venuta in mente è proprio fatica legata alla scrittura. Anche frustrazione, cioè il non riuscire a trovare le parole che vorresti, il sentire che quello che hai scritto è sempre insufficiente rispetto a quello che vorresti. E, per fortuna non sono affatto l'unico, credo che sia il sentimento più diffuso. Ho letto la settimana scorsa una biografia di Beppe Fenoglio e ho scoperto che anche per lui era esattamente così. E, solo che ho iniziato anche, e quindi una scrittura molto rielaborata, molto lavorata, solo che ho iniziato tanto a sentire la fatica della lettura, la fatica del leggere quel tipo di scrittura, che anche quando diventa levigata, pulita e precisa, però non potrà mai avere la scorrevolezza, la fluidità invece di qualcosa che sgorga e che fluisce. Perché... Quindi sei riuscito a trovare il ruscello nella scrittura. In questo libro, per la prima volta, ecco, se questo libro segna una cosa che ho scoperto, a un certo punto forse è proprio questo, cioè il cercare di costruire non la scrittura ma tutto l'ambiente in cui la scrittura arriva, e quindi le abitudini, i riti, una certa disciplina, anche una certa antidisciplina. Cioè per me servono anche tanto i sistemi che io ho per sciogliermi, per sentirmi più libero, per sentirmi più disinvolto, preparare bene quel momento e poi in quel momento lasciare che la scrittura, e guardavo verso l'alto perché mi sembra veramente un miracolo, lasciare che la scrittura vada. In questo libro ci sono tante pagine che sono lì così come le ho scritte la prima volta, non hanno successive stesure perché mi piaceva tanto come nascevano. E poi se magari ci si confronta con altre discipline per capire un po' di cosa sto parlando, forse mi viene in mente la musica e
io non sono un musicista, mi piace tanto però ascoltare la musica e anche leggere quello che i musicisti spiegano di questa loro arte così misteriosa per chi non la pratica. E quindi quello che ti dicono dell'improvvisazione, del jazz, cioè che alla base c'è grandissima disciplina, grandissima conoscenza, grandissimo controllo e poi c'è un momento in cui qualcosa si sgancia e si libera e allora lì sulla conoscenza, sulla disciplina, sul controllo arriva invece lo scorrere del torrente. Mi piacerebbe riuscire a percorrere questa strada qui, non è per niente facile. Grazie Paolo. Grazie. Il paesaggio, il sogno, la memoria, la scrittura. Abbiamo pochi 5 minuti, 4-5 minuti. C'è qualcuno che ha voglia di chiedere qualche cosa, una domanda per Paolo Cognetti? Eccola. Io faccio riferimento al libro Le otto montagne, dove la parola controllo, sinceramente leggendola, mi è venuta molto spesso in mente. E mi chiedevo se questo era l'inizio di un viaggio, sentendo appunto la necessità, no, di percorrere questa strada per superare, no, che dopo il controllo ci siano momenti di libertà. E mi chiedevo se questa è la strada proprio che l'intenzione nasceva già da lì. Io l'ho sentita, insomma, nel libro, per cui sì. Mi chiedevo se era reale questo sentimento. Sì, sì, è proprio così. Io ho studiato matematica mentre iniziavo a scrivere, perché corrispondeva veramente a una parte molto analitica di me. Mi piace tanto mettere in ordine, vedere simmetrie, vedere i meccanismi delle cose. E quindi so che anche il mio problema è quello lì, di essere troppo ordinato e controllato. E se c'è una cosa che adesso, ripensando alle otto montagne, un po' mi sento di voler superare, è un libro che per molti versi per me ha rappresentato un apice, cioè non posso negarlo neanche a me. Però se c'è qualcosa che posso superare di quel libro lì è proprio questo. Lasciar correre sia la scrittura che le vite dei personaggi e quello che gli succede nella storia. Invece ti volevo chiedere una cosa riguardo alla felicità del lupo, e cioè che nel libro a un certo punto fai parlare un lupo, e allora riflettevo sul fatto che per uno scrittore realista potesse essere pericoloso avere a che fare con un animale a cui viene data la parola, però ho anche pensato che per esempio Tolstoj in un suo racconto fa parlare un cavallo. So che Rigoni Stern, insomma, tu sei molto legato a Rigoni Stern e che lui era legato a Tolstoj, quindi magari non sfugge al realismo far parlare, insomma, un animale. Ma prima di scrivere quella scena, che sono semplicemente due paginette al centro del libro, ho riletto per la ennesima volta Il richiamo della foresta, proprio cercando di studiarlo con il piglio di quello che voleva può capire bene gli strumenti di Jack London. Il cane di Jack London rispetto agli animali delle favole sicuramente non parla, neanche il mio parla, c'è un tentativo di entrare nella sua interiorità, nella sua sensibilità, mi spingerei quasi a dire nella sua mente, ma per esempio una cosa di cui mi sono accorto leggendo Il richiamo della foresta è che il cane non pensa, almeno Jack London non si azzarda a usare questo verbo, non dice mai che il cane riflette, che il cane medita, che il cane non ha tutto questo discorso interiore che per noi è tipico dell'interiorità umana, questa dimensione legata a ragionare, a riflettere. In lui è tutto molto più istintivo, c'è qualcosa di atavico, cioè ci sono delle cose che lui sa senza sapere perché le sa, cioè perché un lupo appena nato sa che si deve tenere lontano dall'uomo? Nessuno gliel'ha insegnato. Quindi c'è una specie di conoscenza genetica, ereditaria, che ho cercato di mettere in scena, e poi delle sue percezioni legate molto ai sensi, soprattutto l'odore, è qualcosa che so perché là che è quasi cieco, ho capito benissimo che ci vede poco,
però ha un olfatto che non mi perde mai, cioè noi possiamo essere ovunque, in questa sala o in alta montagna, lui mi trova, anche se mi nascondo dietro una tenda, e questo è il senso di Lucky. E attraverso questi sensi lui percepisce il mondo, però per esempio Jack London scrive che Book desidera, sì, il desiderio ce l'ha, è molto immediato, desidera il cibo, desidera una femmina, desidera salvarsi. Scrive anche che il cane si innamora, perché lui veramente si innamora dell'uomo, di Jack Thornton, di Bob Thornton a un certo punto della storia. E allora ho un po' preso queste cose che mi sembrava Jack London avesse intuito e le ho usate per adesso solo in due paginette, però ti posso dire che ho scritto un lungo racconto di cani adesso, dove queste idee le ho un po' sviluppate, portate avanti. Mi piacerebbe molto, non ci sono ancora arrivato, ma l'idea di scrivere un libro, un romanzo, dove gli uomini non ci sono per niente. Ci sono i lupi, ci sono i torrenti, ci sono gli alberi e c'è una storia. Delle cose avvengono senza l'uomo. Magari un giorno ci arriverò. Grazie, con questa Grazie. Notizia bella, interessante, di un romanzo senza umani, ma scritto con una grande capacità di mettersi in relazione a qualche cosa che non è colonizzato immediatamente, non è antropomorfizzato e di cui rispetti, anzi, onori l'alterità assoluta. Grazie per questo incontro, la felicità del lupo, Paolo Cognetti, Einaudi. Grazie a tutti.